sapevamo che ovviamente la Turchia era uno scoglio importante, sapevamo che indipendentemente dall'incrocio semifinale e finali sarebbero state partite così come di fatto si è dimostrato. E sono molto contento perché abbiamo avuto le nostre difficoltà ma non si sono viste, e quando abbiamo patito un pochino il gioco degli avversari siamo sempre venuti fuori. Oggi abbiamo fatto due recuperi nel primo e nel terzo da squadra di grandissimo livello, e quindi questo mi rende assolutamente fiero di queste ragazze e dello staff. È una settimana abbastanza intensa da ogni punto di vista perché non avevamo mai fatto un torneo internazionale in questa fascia d'età, non avevamo mai fatto un torneo così compresso, quindi c'erano delle novità che ci hanno reso molto più attenti del normale. Un grazie vero, perché giocare con la maglia dell'Italia di fronte a un pubblico così caloroso è veramente entusiasmante. Come ho sempre detto, meglio la pressione di giocare in casa se dall'altra parte della bilancia c'è un pubblico meraviglioso come quello che è stato. Quindi assolutamente viva i tornei in Italia e viva l'Italia, ovviamente. La storia è fatta di vittorie e sconfitte, però quando una squadra alla vittoria sa raggiungerla, sa perseguirla con ogni forza, e se magari ci scappa una sconfitta sa reagire, io l'aggettivo è straordinario.